Ciao, adesso siamo alla fine, cioè dopo aver fatto questi 5 giri di riduzione delle maglie, questi qua, in maniera che il cappello si chiudesse verso l'interno fino all'altezza delle orecchie, dobbiamo fare il bordo del punto rughetta di cui ho fatto già, ecco, punto rughetta di cui ho fatto già il tutorial, come vedete, come bordo. Però al di sotto ci sono maglie non più alte, ma maglie basse. In poche parole, le maglie così. Adesso cambiamo uncinetto perché poi quello grande ci darebbe fastidio per fare la rughetta. Facciamo così. Ecco. Togliamo le forbici. Noi dobbiamo fare la rughetta, la prima. Allora, facciamo prima una catenella. Dobbiamo prendere la lana 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi saltare le maglie 1, 2, 3 e 4, infilando l'uncinetto nella quarta. Ecco, allentiamo un po' e facciamo passare il filo attraverso questo tubo, stringendo tra l'indice e il pollice le maglie stesse, però strette tra loro, cioè così per formare un tubo più stretto. Prendiamo il filo e lo facciamo passare dentro, ecco la prima rughetta. Dopodiché si riprende il filo del lavoro e si chiude la catenella. Sul retro facciamo maglie basse, eccole qua le maglie basse. Ecco, una, 2, 3, 4 e 5, 4, va bene, dopo la quarta dobbiamo fare un'altra rughetta però, quindi c'è la quinta no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come vedete ho cambiato l'uncinetto 1, 2, 3 e 4 qui. L'uncinetto prendendo quello più sottile perché diversamente la lana ha più difficoltà a passare attraverso questo tubo che forma la rughetta. Ecco, adesso se è sganciato l'uncinetto, va bene, era passato. Ma dobbiamo rifare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allarghiamo un po' queste prese, saltiamo 3 maglie, infiliamo l'uncinetto. Ecco, adesso prendiamo la lana e dobbiamo far passare il filo attraverso questo tubo. Stringiamo le maglie e per di più le teniamo strette tra l'indice e il pollice in maniera che si formi un tubo, eccolo qua, ecco la rughetta, un tubo più consistente, quindi non fa impigliare l'uncinetto nella lana. Allora, poi sul retro lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3, oppure 4 è la stessa cosa, 4, c'è più spazio poi tra una rughetta e un'altra. Ancora la rughetta e quindi facciamo 10 prese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, così allentiamo un po'. Stringiamo le maglie tra loro così e poi le prendiamo tra le stringiamo. Innanzitutto contiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e quindi dobbiamo infilare qua.
Ecco, infilando qua l'uncinetto alla quarta, insomma, poi dobbiamo prendere il filo e, stringendo le maglie tra l'indice e il pollice, farlo passare dentro, ecco qua, l'altra rughetta, che poi la rughetta, uno se la vuole più lunga, più corta, dipende, insomma, solo che si era allargata un po' troppo qua, vabbè, non fa niente. Ecco, e poi chiudiamo con il filo la catenella, facciamo, lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2, 3, e la quarta così per spaziare. Adesso facciamo un'altra rughetta ancora, 1, 2, 3, scusate, mi serve il filo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora saltiamo le maglie, 1, 2, 3, infiliamo nella quarta, infiliamo l'uncinetto, dopodiché allentiamo un po' le mani, le prese, e poi tenendo così, le serriamo tra loro, tenendo le maglie strette tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e lo facciamo passare in mezzo, ecco qua, l'altra rughetta, e poi prendiamo il filo sul retro, lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2, 3, e poi la quarta la facciamo passare qua, al di fuori della rughetta, giusto? Ecco qua le prime rughette. Io ho cambiato la lana perché l'altra non bastava. Ancora una rughetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco qua. 1, 2, 3. Infiliamo nella quarta maglia, maglia alta, e facciamo quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè le maglie le serriamo tra loro così, così, ecco, così. Poi prendiamo il filo, stringiamo questo tubo, diciamo così, tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e lo facciamo passare in mezzo. Ecco l'altra rughetta, eccola qua. Che poi uno la può allungare, come ho detto prima, come vuole. Vabbè, questo si era spezzata la lana, ma regge abbastanza, insomma, il filo, E dietro, sul retro, lavoriamo 3 maglie basse, che sono queste. 1, 2, 3, dietro la rughetta. E una alla fine. Ecco qua. Stiamo operando con la maglia bassa adesso. E dobbiamo fare almeno 2 giri. Quindi un'altra rughetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 prese e allentiamole un po'. Saltiamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Nella quarta infiliamo l'uncinetto e prendiamo il filo. Ora, io spero che si veda bene, dobbiamo serrare le maglie tra loro, prenderle strette, prendere il filo, stringiamo le maglie tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e facciamolo passare qua dentro. Anche questo si è un po' sfilacciato, non va bene così. Ecco, riprendiamo tutta la catenella, vediamo se quella è giusta. No, dobbiamo ripetere. Allora senza perderci d'animo, perché tutto riesce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi saltiamo 3 maglie alte, infiliamo 1, 2, 3 nella quarta, prendiamo il filo, stringiamo le maglie tra loro e poi le stringiamo tra l'indice e il pollice. Prendiamo il filo, che purtroppo è sfilacciato da prima, e dobbiamo farlo passare qui in mezzo, qua. È comunque sfilacciato, non mi piace granché. Comunque è uno solo e va bene, ecco. Abbiamo ricomposto la catenella, insomma, eccola così. Adesso prendiamo il filo
e chiudiamo. Facciamo 3 maglie basse sul retro, 2, 3 e una davanti, cioè alla fine della rughetta. Ancora 10 prese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Così, 1, 2, 3, nella quarta infiliamo, così, per la rughetta prendiamo il filo, teniamo le maglie serrate tra loro, prendiamo il filo e lo facciamo passare in mezzo, così. Uno, due e tre maglie basse e una alla fine della rughetta. Ancora, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Allora, dieci, prendiamo il filo. Questa lana è color caffè, un bel colore, mi piace. Allora, saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, nella quarta infiliamo, prendiamo il filo e lo dobbiamo far passare qua dentro. Allentiamo un po', così, stringiamo le maglie tra loro e tra le due dita. Prendiamo il filo e lo facciamo passare. Vediamo se passa, infatti si è infilato tra la lana. Ecco. 1, 2, 3, 4, era qua, così, prendiamo il filo e vogliamo fare un'altra rughetta, eccolo qua, bene, la rughetta la allunghiamo, prendiamo il filo di nuovo, lo chiudiamo con la catenella, poi 3 maglie basse sul retro, 1, 2 e 3. C'è come, poi la quarta la facciamo qua davanti alla rughetta, alla fine della rughetta. Ora vi ripeto che il tutorial sul punto rughetta l'ho fatto, sta su YouTube, sul mio sito Donna Perla Crea, punto altervista, altervista.org. Allora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, 1, 2, 3, nella quarta maglia alta, infiliamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lo facciamo passare tenendo strette bene le maglie, tra loro però, serrandole così, così, e tenendole strette tra l'indice e pollice, facciamo passare il filo, ecco qua, poi lo allunghiamo come vogliamo. Ancora 3 maglie basse sul retro, 1, 2, 3 e una alla fine. Ancora la rughetta, 1, 2, 3, 10 prese, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, infiliamoci nella quarta, l'uncinetto, poi serriamo le maglie tra loro, prendiamo il filo e facciamolo passare qua dentro, piano 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 e riesce. Poi la rughetta si allarga come uno vuole, va bene? 3 maglie basse sul retro della rughetta, 1, 2, 3 e una alla fine, che viene sul davanti, diciamo così. Ancora rughetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eccola qua. Allora allentiamo un po' così, saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, nella quarta infiliamo l'uncinetto e prendiamo il filo,
Dopodiché prendiamo di nuovo il filo, serriamo le maglie tra loro e le stringiamo tra l'indice e il pollice e dobbiamo far passare il filo in mezzo a loro. Ecco qua che è uscito e poi la rughetta la allunghiamo come vogliamo, insomma. Naturalmente sono 10 maglie, sono 10 prese, quindi ecco qua. Poi chiudiamo col filo. Allora, sul retro lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2, sono mezze maglie alte, insomma, le maglie basse, eccola qua, e una alla fine della rughetta, in maniera che il lavoro venga bello rifinito. Dopodiché ancora 10 prese, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, allentiamo un po'. Uno, saltiamo 3 maglie alte, ci infiliamo con l'uncinetto, infiliamo l'uncinetto nella quarta, prendiamo di nuovo il filo, serriamo tra loro le maglie, prendiamo il filo e facciamolo passare qua in mezzo, ecco qua, dopodiché, ecco la rughetta, dopodiché chiudiamo con l'uncinetto. Allora 3 maglie basse sul retro, 1, 2, 3 e una sul davanti, eccole, vedete? Sono carine, molto carine, se vedete, vedi? Vedete? Si vedono bene? Spero, eccole qua. Continuando sempre con questo modo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco, 10 prese di lana. Saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, infiliamo l'uncinetto nella quarta, prendiamo il filo, serriamo le maglie tra loro, poi le stringiamo tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e lo facciamo passare in mezzo, ecco qua, e viene l'altra rughetta, ok? Questa è un po' piccolina, ma possiamo anche allungarla, Questa è la catenella, quindi andiamo, allunghiamola, eccola. Sul retro adesso 3 maglie basse, che sono così, si prende il filo, è una maglia, è mezza maglia alta, insomma. Così, e l'altra alla fine della rughetta. Dopodiché 10 prese di nuovo, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco, così le allentiamo un po', 1, 2, 3, infiliamo l'uncinetto nella quarta, poi serriamo le maglie tra loro, le stringiamo tra le due dita, l'indice e pollice, prendiamo il filo, lo facciamo passare in questo tubo, ecco qua, e no, stavolta sono imbrogliata un attimo, ripetere non è sto grande difetto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, allora, allentiamo un po' così, 1, 2, 3, 3 maglie alte saltiamo, prendiamo il filo, serriamo le maglie tra loro, così, e le stringiamo tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e lo facciamo passare qua dentro, va bene? In maniera che esca la rughetta, ecco qua la rughetta, però non capisco qual è la catenella perché si è inceppato, ho preso un'altra catenella, allora dobbiamo rifarla, cosa strana questa, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci, uno, due, tre, nella quarta ci infiliamo l'uncinetto, poi
prendiamo il filo, stringiamo le maglie e stringiamole tra le due dita. Ecco qua il filo che è uscito e la rughetta è fatta. Poi prendiamo di nuovo il filo da lavoro e chiudiamo con questa catenella qua. Poi 3 maglie basse sul retro. 1, 2 e 3. Ancora una rughetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allentiamo un po', così. Saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, infiliamo l'uncinetto nella quarta. Dopodiché serriamo le maglie tra loro, le stringiamo tra due dita in modo che siano più stabili. Ecco qua il filo della rughetta. E poi chiudiamo. Adesso facciamo, lavoriamo 3 maglie alte sul retro, 1, no alte, basse, 3 maglie basse, eccole qua, 3 e una davanti, cioè alla fine della rughetta. Ancora ci vuole, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo 1, 2, 3, 3 maglie alte, ci infiliamo nella quarta, prendiamo il filo, serriamo le maglie tra loro, prendiamo il filo e facciamolo passare qua in mezzo, così. Oppela, scappato. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Uno, due, tre. Ecco la rughetta, chiudiamo qua la maglia col filo e sul retro operiamo, lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e poi una davanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, serriamo le maglie tra loro, saltiamo 1, 2, 3, nella quarta maglia alta ci infiliamo l'uncinetto, prendiamo il filo, allora le maglie serrate strette tra due dita e facciamo passare il filo, dopodiché come un organetto si allarga, si estende la rughetta, quindi sul retro 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una alla fine, lì dove finisce la rughetta, per dare un certo spazio, insomma. Ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allora, allentiamole, serriamo le maglie tra loro, saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, infiliamo l'uncinetto nella quarta, così, le maglie le serriamo tra loro e le teniamo strette tra le due dita, prendiamo il filo, questo passa e la rughetta si estende, ecco qua, quindi dietro, sul retro 3 maglie basse, 1, 2 e 3 e poi una dopo la fine della rughetta. Ecco qua ancora, come vedete, ecco, insomma arrivano fino a qua, siamo quasi arrivati,
almeno un passaggio, un giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allentiamo un po' questa presa. Completa, 1, 2, 3, nella quarta infiliamo, quarta maglia alta, infiliamo l'uncinetto, prendiamo il filo, serriamo le maglie tra loro e poi prendiamo il filo e lo facciamo passare in mezzo. Eccolo qua, la catenella è questa, eh? La rughetta si può allungare così. Prendiamo il filo e lo chiudiamo con la cosa, 3 maglie con la catenella, 3 maglie basse sul retro, 1, 2 e 3, così sono le maglie basse, e poi una alla fine della ultima rughetta. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ancora. Allentiamole un po', eh? Allora, 1, 2, 3, ne saltiamo. Nella quarta infiliamo l'uncinetto, prendiamo il filo, serriamo le maglie tra loro a creare un tubo più piccolo. Poi le stringiamo tra l'indice e il pollice, prendiamo il filo e passa qua in mezzo, dopodiché allunghiamo, ecco qua. La rughetta non esce, evidentemente abbiamo preso un altro filo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, infiliamo l'uncinetto nella quarta. Allora, allentiamole un po'. Però le serriamo tra loro, le stringiamo tra le due dita, come vedete, prendiamo il filo e facciamolo passare qua, eccolo qua, eccolo, e poi si chiude. Allora, sul retro 3 maglie basse, 1, 2, 3 e la quarta alla fine della rughetta. Va bene. Diventato, eccolo, chiedo scusa, ecco qua. Allora riprendiamolo, ancora una rughetta, 1, 2, 3, 10 prese, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saltiamo 3, 1, 2, 3, nella quarta infiliamo l'uncinetto, serriamo le maglie tra loro, così, formare un tubetto più piccolo, poi stringiamo le maglie tra le due dita, prendiamo il filo e questo deve passare qui dentro, al tubetto. Allentiamole un po', va bene? Vediamo, e esce bene. Ecco qua la rughetta, ora prendiamo il filo e lo chiudiamo con la adesso 3 maglie basse sul retro, 2 e 3 e una alla fine della rughetta, così. Dunque ne mancano due solamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ecco, allentiamole un po', 1, 2, 3, ci infiliamo qua, se no poi non avremo, sì, non avremo spazio per l'altra, invece di 3, infiliamo nella terza, insomma. Allora, serriamo le maglie tra loro, prendiamo il filo, poi stringiamo le maglie tra le due dita, facciamo passare il filo dentro, in mezzo, vediamo se esce la maglia giusta o se è rimasta impigliata dentro, se è questa,
Vediamo se vi è. No, allora, senza perdere tempo, rifacciamola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, infiliamo qua, nella terza. Allentiamo un po' le maglie, allentiamole così. Prendiamo il filo, stringiamo, ecco, serriamo le maglie tra loro. Stringiamo questo tubetto tra due dita, prendiamo il filo e facciamolo passare qua in mezzo. È andata bene. Allora, 3 maglie basse sul retro, 2, 3 e una davanti. L'ultima rughetta, guardiamo tutto il contorno, tutto l'orlo. Facciamo l'ultima rughetta, 1, 2, 10 prese, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ci impiliamo vicino all'altra più o meno, prendiamo il filo, serriamo le maglie, stringiamole tra le due dita e facciamo passare il filo. Eccolo qua, ecco la rughetta. Adesso facciamo 3 maglie basse sul retro, 1, 2, 3 e la quarta riprende qua. Ora ci vorrebbe un altro giro, come questo, no? Come questo qua, come vedete. Un giro e poi un giro da solo, senza niente. Un altro giro di rughetta e finito. Ora direi che più o meno si sa come andare avanti, quindi un giro di maglia bassa e un altro giro lavorando la rughetta, dopodiché siamo a posto. Io vi saluto, al prossimo tutorial, Gisa Jo, arrivederci.